¿Todo bien? Si la doctora Lee me llegara a quitar todos los granos, me voy a sentir mejor, voy a estar mejor y sé que es un camino mejor. Ciao, ehi, come stai? È davvero un piacere conoscervi. Piacere. Piacere mio. Benvenute a entrambe. Parla spagnolo, giusto? Devi aiutarmi a tradurre. Come ti chiami? Daniela. Daniela, è un piacere. Che succede? Perché sei qui? Tengo... Io... Ah, oh, santo cielo. Da quanto tempo va avanti? 53 anni. Da dove hai iniziato? Dove empezò? Aquí empezaron. Ok. Como pasó el tiempo. E sono aumentate. Más. Di più. Poi qui. Qui. Nella tua famiglia ce l'ha qualcuno? Solo mio padre. Le ha avute come te? Sì. Ti causano dolore? Ti fanno male? Le fanno male solo quando ci dorme sopra. In realtà ha provato a farsi operare in passato, ma per lei è stato molto doloroso. Già. Allora hanno già provato a rimuoverle. Sono ricresciute o ne sono nate di nuove? No, sono nuove. Wow, Elizabeth è molto positiva nonostante la gravità della sua condizione. Non so nemmeno da dove cominciare. Questo non sarà un caso semplice. Hai parecchie escrescenze separate tra loro. Sono semplicemente attaccate a una base più piccola, quindi sembrano più grandi di quanto lo siano effettivamente. Beh, queste assomigliano molto ai cosiddetti cilindromi. Ne hai mai sentito parlare? No. No? Credo che si tratti di questo e a volte va di pari passo con una malattia ereditaria chiamata tricoepitelioma multiplo, ma ovviamente sono benigni perché sei in salute, giusto? È tutto ok? Sì. Tolto il fatto che non sono belli esteticamente. Ok, sì, penso che Elizabeth presenti il caso più grave e più esteso di cilindroma che abbia mai visto. I cilindromi sono tumori benigni solidi e è un bel problema trattare questi esserini rosa, dato che sono attraversati da tanti vasi sanguigni. Sarò in grado di rimuoverli e non avere a che fare con il sanguinamento, perché questo potrebbe rallentarmi o impedirmi di toglierne quanti vorrei. Ne hai davvero tanti. Farò del mio meglio per cercare di sbarazzarmi di quelli che ti danno fastidio, ma se ci sarà del sanguinamento fuori controllo, purtroppo non potrò continuare. Ho fiducia in te. Almeno per dormire, ne ho bisogno. Certo, lo so. Capisco che questo lato sia fastidioso, ma è molto grande, come puoi vedere, quindi questo non può essere rimosso con una sola seduta. Mi dispiace. Ok? D'accordo, chiamo le ragazze e torno. Grazie. Ci vediamo tra poco, ok? Lei è stata da tanti medici e si è sottoposta a più interventi. Elizabeth, siamo pronte per iniziare. Okay. Ha paura di provare dolore, ma lei conosce e si fida della dottoressa Lee. Ha piena fiducia in lei, data la sua esperienza. Ciao! Salve! Prima cosa, anestetizziamo la zona, ok? Ok. Un membro chiave della mia squadra, Valeria, mi aiuterà a tradurre. È molto importante per me perché devo poter comunicare con il mio paziente. Sarà sveglia e vigile e so che ha avuto delle esperienze negative, quindi voglio assicurarmi che si senta a suo agio e che possa parlarmi, se lo desidera. E che capisca tutto quello che sto facendo, perché penso che sanguinerà molto, quindi voglio che sia a suo agio e che abbia il controllo della situazione. Me va a quitar esto. Sí, con ese va a empezar. Ahorita vamos a empezar. Y para, a lo mejor me quita más. También depende de cómo va lo difícil y todo removiendo el primero. Sentirai un pizzicore, ok? I cilindromi sono tumori a forma di cupola. Possono assomigliare alle cisti che di solito mi vedete asportare, ma non c'è nulla da spremere, è solo massa solida. Devo assicurarmi di poter controllare l'emorragia. Quindi proverò a partire da questo. Vorrei provare a ripulire tutta questa zona fino alla cute di Elizabeth, ma sono uno sopra l'altro. Devo delineare
ogni singola massa e cercare di rimuoverne una alla volta. La cute è molto vascolare, sanguina molto facilmente, quindi la cosa più importante sarà controllare l'emorragia. Dimmi se ti fa male, ok? Ok. Sì, questo è molto spesso, molto denso. Non riesco a vedere nulla, non posso arrivare fino a lì. Il primo cilindroma che voglio trattare è quello sopra l'orecchio. È così attaccato che non riesco ad alzarlo, non riesco nemmeno a guardare al di sotto. Cercherò di rimuoverne un po', altrimenti non riusciamo a vedere cosa c'è lì sotto. È come se Elizabeth avesse un cavolfiore attaccato alla testa, quindi bisogna prima rimuoverne una parte per vedere cosa c'è in quella sottostante. Qui è molto vascolarizzato. La cosa buona di questo strumento è che cauterizza e allo stesso tempo aiuta a ridurre il sanguinamento, ma continua a trasudare. Sto cercando di eliminarne il più possibile per arrivare alla cute, ma ho molta paura per l'emorragia, perché potrebbe causare problemi. Proverò a fare il giro qui e a togliere questa parte. Non è stato per niente facile rimuovere quel cilindroma, e se sarà così per tutti gli altri cilindromi, ci vorrà sicuramente più di una seduta. Vedo che qui non è troppo attaccato alla base, o comunque non ha una base troppo larga. Proverò a sollevarlo, ma andrò da questa parte. Grazie. Ok, allora. Ok. Dimmi se ti fa male. Il prossimo sembra più peduncolato, ovvero è attaccato a una base più piccola. Magari sarà più facile da rimuovere. Questo è più grande. Provo a fare in fretta. È difficile arrivare lì sotto. Pensi che togliendolo trasudi, forse? Sì, quando si toglie la garza ricomincia a sanguinare. Hai ragione. Dobbiamo capire cosa fare con questi due perché continuano a sanguinare. Penso che per oggi possa bastare, ma sono orgogliosa di come, Elizabeth l'abbia affrontata. Grazie, dottoressa Lee. Oh, grazie mille. Mucho gracias. No, non si dice così. De nada. Sì. Sì, ora ho detto la cosa giusta, ok? Vediamo come se la cava. Se dovesse andare bene e guarire nel modo corretto, nelle prossime settimane magari riuscirò a fare di più. Otras veces que me han operado, sí he sentido mucho dolor. Ahora, sinceramente, no me dolió absolutamente nada. Nada me dolió. Y me dio la esperanza de que voy a volver. Así es que feliz, feliz, estoy feliz.